Sono Viviana Varese, eccovi una ricetta semplice e veloce per chi non vuole rinunciare al gusto. Per preparare la battuta di fassone ci vorranno all'incirca 10 minuti, ma vi assicuro che ogni boccone vi sorprenderà. Iniziamo tagliando delle fettine di carne sottile, poi delle striscioline, dei dadini, e con la parte dorsale del coltello batteremo in questa maniera. La carne non la triteremo, ma la batteremo a coltello, come si faceva anticamente, per lasciare una determinata testura e croccantezza alla carne. La nostra battuta è pronta. Condiremo con un pochino di sale fino, del pepe nero, qualche goccia di succo di limone, dell'olio di oliva extravergine delicato. Prepariamo il pane, abbiamo delle fette di pane raffermo, faremo dei cubetti per dare un po' di croccantezza alla nostra insalatina. Mettiamo questi cubetti in una padella antiaderente con un filo di olio e andiamo sul fuoco. Mettiamo su un po' di carta assorbente e teniamo da parte. Prepariamo adesso le nostre erbette aromatiche. Un po' di erba cipollina, del timo limone, delle foglioline di menta, maggiorana, origano fresco, finocchietto selvatico. Usando le erbe aromatiche nell'insalata, ogni boccone avrà un sapore diverso. Del basilico. Prepariamo adesso l'insalata. Mettiamo le erbe aromatiche, condiamo con un pochino di sale, olio d'oliva. Per questa ricetta ho utilizzato dell'aceto balsamico Giusti etichetta rossa, che ha delle note profumate e aromatiche. È un aceto molto denso ed è ideale per una carne cruda e per un'insalatina. Quindi metteremo qualche goccia e passiamo direttamente al montaggio del piatto. Ho utilizzato un cerchietto di acciaio, schiacceremo la carne, mettiamo la nostra insalatina sull'altra parte del piatto, qualche crostino di pane, della frutta mista, mirtilli, more, lamponi. Utilizzeremo poi dei fiori eduli, daranno una nota di colore al piatto. Ancora qualche erbetta sulla nostra carne. Taglieremo adesso il tartufo, che darà un'ulteriore nota profumata al piatto. Del sale Maldon sulla carne e sul tartufo. Il sale Maldon è un sale della Scozia che viene prodotto sugli scogli. Tramite proprio la brezza marina si depositano questi cristalli di sale che hanno la particolarità di non essere aggressivi, quindi si possono mangiare direttamente senza macinarli. Qualche goccia di aceto balsamico, etichetta rossa. Il piatto è pronto. Per preparare questa ricetta per 4 persone sono necessari 400 g di carne di fassone o chianina, 150 g di insalata misticanza, 100 g di frutta mista, lamponi, mirtilli e more, 50 g di pane raffermo, 40 g di tartufo nero, erbe fresche tipo maggiorana, finocchietto, dragoncello, basilico, erba cipollina e fiori eduli, limone quanto basta, sale e pepe quanto basta, olio di oliva extravergine, aceto balsamico Giusti etichetta rossa e sale Maldon.